mamma mia, 3 ore. Ma cos'è, eri al supermercato a fare shopping? Hai deciso, ok? Tu bella fisica. Cosa fai? Lasciate stare. Hai capito? Sì. Sì, però la scritta sembra veramente fatta da uno di 2 anni. Ho capito. Ci tiride sopra. Sì. Ma perché vabbè, non c'è così lontano, ragazzi, l'H? Allora, benvenuti su Minecraft Nel. In dov ina chi? Ok. Yeah! Okay. Non ci ho mai giocato. Indovina chi? Eh, bene, il mondo però funziona come dovrebbe, eh? Non badate alla bruttezza della scritta. Facile, ognuno di noi ha scelto uno tra i personaggi che ci sono qua sotto, che voglio farvi vedere brevemente. Fra, ma stai dimenticando una quanto cosa. Quanto raschi alle balle, però. Ma se io sto spiegando, no. E devi dire la squadra, ci sono le squadre. Dillo con chi stai oggi, dillo. Dillo. Ma è la cosa importante. Dillo. Oggi, ragazzi, come vedete, sto palleggiando con me. Sto palleggiando con Anna, ok? Che però interrompendomi ha fatto una cosa molto grave. Ragazzi, queste sono tutte le possibilità che ci sono e noi facendo delle domande tattiche alla quale si potrà rispondere, questa è una skip di toilet, si potrà rispondere soltanto con sì, no oppure affermando di non poter rispondere qualora quella domanda fosse troppo specifica, perché si può anche non rispondere, naturalmente, cioè se uno ti chiede è Alex subito sì ed è Alex o anche se non lo è. Ragazzi, fermate il gioco, che io sono un demente vergognoso. Mi serve un esempio di frase che posso fare. Beh, ma ho capito, ma l'hai evocato dicendo il suo nome. Cioè, non lo so, per esempio, ha dei vestiti? Per esempio, no? Così magari escludi i mostri che non hanno i vestiti, hanno i peli, magari, no? Cioè, domande di questo tipo. Va bene, adesso inizio io comunque. Sì, ma ti hai preso male, eh? Cioè, ma sei normale. Io volevo essere chiaro, era sicuro, per quello, volevi. Era hai ragione. È una cosa che gli pesava particolarmente, a quanto pare. Ascolta, hai rotto le balle di metterti dietro! Hai rotto le balle di metterti dietro! Lo vedi perché non si palleggia mai io e te? Perché ti metti dietro! Sei uno sbirro! Sei uno sbirro! Mi vuoi mettere le manette? Oddio, pure pervertita adesso. Ma sei buono. Dai! Allora, ragazzi, iniziamo noi con la prima domanda, va bene? Il vostro personaggio, ragazzi, il vostro personaggio indossa. Il vostro personaggio indossa. Oh. Un cappello oppure qualcosa in testa, tipo. Un accessorio per la testa? Allora, no. Possiamo rispondere con un no. Ok, ok. Il vostro personaggio non ha, per cui, nessun accessorio per la testa. Quindi io a questo punto posso eliminare tutti i personaggi che invece hanno un accessorio per la testa. Quindi questo è un accessorio per la testa. Questo anche è un accessorio. Certamente io ho un accessorio per la testa. L'unico mi rimane un dubbio su questo qui. Non lo tolgo, guarda. Se ho un dubbio, io voglio essere legit. Questo no, ma che lo cancelli per sbaglio. Esatto. Gli occhiali, però, sì. Questi sono un accessorio per la testa. Non c'è alcun dubbio. Anche questo qui, questa è una corona, eh. Questo è un accessorio per la testa, non c'è dubbio. Sì, è giusto. Certo. Va bene, ok, abbiamo tolto tutto. Abbiamo spulciato ben bene. Allora, sentiamo la vostra domanda. Allora, la domanda la faccio io. Sì, sì. Ascoltami bene. Sì. Il tuo personaggio ha i capelli e non ti intendo pelo. Ok, il mio personaggio ha i capelli, mi domandi. Quindi, non intendi del pelo, il personaggio deve avere dei capelli. Sì, il nostro personaggio ha i capelli, ok? Ha dei bei capelli. I capelli, non il pelo. Capelli, capelli. Ok? Quindi potete togliere tutti i personaggi che non hanno i capelli. Ma hanno qualcosa. Ma sforziamo tantissimo. No, non sfondisci allora, così tanto. Perché occhio, se ce li ha sotto il cappello, sono comunque capelli. Cioè, non hai i capelli. Non hai i capelli. Okay, non allora, capelli. Se è calvo, e l'ho tolto. Se è calvo, oppure se sono peli di mostro, lo puoi togliere. Però, ragazzi, voglio dirvi: scriveteci nei commenti se volete vedere un altro episodio dell'Indovina Chi. Perché potrebbe essere divertente. Quindi dobbiamo sapere se volete vederne un altro. Anche con altri personaggi, anche più grandi, una griglia, magari 20x20, con un casino di personaggi tra cui indovinare. Che figata! Un botto di gente. Lo rendiamo più difficile. Ok, allora, vogliamo fare noi un'altra domanda adesso però, quindi state pronti. Vai, ascolti, ascolto bene, guarda, su opinorecchie. Mamma mia, ho visto Alex arrampicarsi sulla scaletta. Hai visto le mie chiappe come Madonna, parlavano? Madonna, sembrava di guardare una palla da demolizione che sta per aggredire un edificio. No,
Senza offesa. Senza offesa, fratello, le tue chiappe sono un comodo cuscino per schiacciare pellicelle. Lo so, pellicelle. Che ti piacciono. Tranne quando tiri una puzza. E come lo sai? Io dormo sempre sulle chiappone di Alex, ci rimbalzo pure. È belli. Alex, 10 su 10, l'hotel chiappe di Alex. Bellissimo, un posto 5 stelle, fratello. Allora, prossima domanda. Stai tranquillo. Prossima domanda. Ragazzi miei, il vostro personaggio. È difficile. Il vostro personaggio è femmina? No, non è femmina. Ok. Ok, il vostro personaggio non è femmina. Allora, quindi vuol dire che io posso eliminare. Dove stai? Sei di nuovo di. Sono qua. Qui non c'è lei di femmina. Poi non so se hai dubbi. Ah, no, dove. Cosa ti ho detto che non dovevi fare? Metterti dietro. Io sei non ti sempre stavo dietro. Stavo qua. Sei che sempre davanti. Ogni quanto io l'ammazzerei certe volte proprio con la spada di Mike. Ma baci. Cioè, veramente le direzioni. Questo è davanti. Vedi, pure ragione, raga, non fidanzatevi. Comunque, togliamo tutti i personaggi, quindi femmine, perché abbiamo detto che il personaggio non è femmina, non giusto? Non è femmina, no. Ok, questo. Speravo nell'altra risposta, perché non andiamo a scremare troppo. Oh, Peppa Pig è femmina, eh? Sì, non è lei. Ne siamo certi. Ne siamo certi, è fuori da ogni dubbio. Bene. Prego, tocca a voi. Tocca a me a fare una domanda. Sì. Allora, il tuo personaggio. Oh, c'è anche Anna, il vostro personaggio. Infatti, cafone. Poverino. Non lo so. Dai. Comunque, il vostro personaggio ha i capelli rosa? Il nostro personaggio non ha i capelli rosa. Okay. Mannaggia, proprio aiutato di brutto. Quindi, se avete dei personaggi con i capelli rosa, potete tranquillamente andare a toglierli. Perché palesemente non sono. Questo è un nuovo gioco, mi piace molto. C'è un pericolo aggiuntivo per voi, non so da dove arriva, deve essere una congiunzione astrale. E indovina chi è un po' più difficile. Allora, Anna, ce l'hai una domanda tu, qualcosa di intelligente sul nostro personaggio? Sto analizzando un attimo. Sì, fammi vedere. Sì, allora, io ce l'avrei. Sì, ok, ce l'ho. Dimmi, vai tu. Ok, posso dirla? Sì. Ok, il vostro personaggio ha qualche dettaglio blu addosso? È una domanda. Potremmo non rispondere. No, perché? Ma ce ne sono tanti che hanno cose blu addosso. E ce ne sono tanti che non ne hanno. Sì, c'hanno dei dettagli blu. Ok, un dettaglio vuol dire anche un pixel, Cioè, non è che volevi dire tutto. Un blu, un pezzettino blu. Brava, Anna, ottima domanda, intelligente. Allora, questo qui via. No. Questo no, perché c'è pantaloni blu. Bluastri, sì. Non lo so. Questo no. Questo via. Questo non ce n'ha. Questo sì, questo qui no. No. Questo nemmeno, non vedo niente di blu. No. Questo neanche. Oh, ma oddio. C'è la bava. Sì, aspetta. Sì, i pantaloni, vedi? Volendo potrebbe essere un azzurro. Quindi. Anche un pixel potrebbe essere blu, Sì, anche un pixel. E questo pure è blu. Sai qual è una questione che non è un pixel? Te lo dico io. Cos'è? Beh, non il pisellino distregato, quello è un pixel. Ma sapevo che l'avresti detto! È un micro pixel. Ma qualcosa che non è un pixel, ma più un petapixel, devono essere le nostre chiappone, Alex. Perché se le mettiamo insieme viene fuori un hamburger degno di un re. Ma facciamola in una nuova supernova che distruggerebbe tutto il mondo. Ecco perché non le possiamo unire. Sarebbe bello. Alex, sarebbe bello. Allora, qual è. Ho stregato. Qual è la vostra prossima? La mia domanda. Il vostro personaggio è un essere divertente? È divertente. Beh, è una domanda molto opinabile. Anche personale. Secondo me, non è una domanda a cui si può rispondere perché magari io lo reputo divertente, ma tu no. Vi siete bruciati la domanda, È vero, bravissimo, sei un genio. Complimenti, stregato. Averti in team è peggio che avere l'ebola. Guarda, forse peggio dell'ebola, no. Su Minecraft, naturalmente. scusa, dico bene o no, Alex? Cioè, è terribile. Confermo, posso dire. Non si può sentire, non si può sopportare. Tocca di nuovo a noi, Anna. Questa volta me la prendo io questa responsabilità. Vai, di fare perché a me non mi è venuto in mente niente adesso. Il vostro personaggio, attenzione, il vostro personaggio sopra la testa,
quindi il lato sopra della testa è liscio oppure ha dei bitorzoli? Perché se voi vedete qui i capelli, i peli sono in 3D, quindi lui è liscio o ha dei bitorzoli? Rispondo sopra? Io sopra. Non è liscio. Non è liscio, quindi possiede dei bitorzoli. Ok, allora, quindi se non è liscio noi possiamo eliminare tutti quelli che invece sono lisci. Ma sopra, ma che belle domande non fai, non vale. Allora questo sì, e anche questo qua dietro è liscio. Esatto, esatto. Allora ragazzi, qui l'indovina chi sta avvicinandosi a una conclusione, perché noi rimane 1, 2, 3 personaggi. Tipo il doppio, no, anche più del doppio. Sono tantissimi. Ma non vi preoccupate, siete abili a scegliere le domande. Ci sono altri round dopo questo, faremo il meglio dei 3 round. Gli altri round tra l'altro sono ambientati in altre zone che vi voglio far vedere, quindi non vi preoccupate, dovete rimanere sintonizzati in questo video fino alla fine. Allora, tocca a voi. Tocca Alex a me, tocca prego, a me, una domanda seria, allora, mi raccomando, vai. Solo pensare a quella trippa grossa che c'ho, quindi è facile, è proprio distruttiva. Il vostro personaggio è maschio? No. Ma l'ho già usata o no? Posso parlare? Prego, stregato. Tutti i nostri personaggi sono maschi! Non è vero, sei zitto, ma... La rispondi, io rispondi, cioè ha sbagliato, è stupido. Però poverino, c'è una diatriba tra di voi. Io magari voglio dare ascolto a stregato e non rispondo, perché lui ha detto volete fare un'altra domanda. Scusami, No, stregato ha detto volete fare un'altra domanda. No, guarda, gioco da solo, Ok, cosa mi hai chiesto, se è maschio? Il tuo personaggio è maschio? No, il nostro personaggio non è maschio. Non è maschio? Non è maschio. Te l'ho detto, Alex, avere stregato in squadra è meglio non averlo. Cioè, aiuta di più. Infatti, se è assente. È terribile. Mi sa che non ho capito il gioco, dovrebbero squalificarmi. Sei brutto, schifezza disumana. Ragazzo, quanti te ne rimangono un po'? Uno e basta, quindi ti conviene fare l'indovinello. Dobbiamo indovinare, Anna. Dobbiamo indovinare. Ma è impossibile. Però questa domanda era un po' proibita, secondo me. Ma era infatti non dovevi rispondere, non rispondere, io ti facevo così. Prossima volta non vi rispondo. Va bene, vogliamo indovinare, vogliamo dire vai, la dillo risposta. E allora, secondo me, cioè, no? Per forza. Dici, ma io sono in dubbio tra qui e qua. Chi dei due ha scelto il personaggio da indovinare? Legato. Io, l'ho scelto io. Tu, Alex, purtroppo, sei contento di questa scelta? Sono molto contento, direi. Non è quello. Ma sì, ma per forza. Non lo so. Ma sì, indoviniamo che il vostro personaggio è Alex Nauz. No, giusto. Come ho fatto? Sei un genio. Vengo a controllare, vediamo un po' l'egocentrismo dei due. Ma che vergogna, stregato. Cioè, ma non potevi scegliere un'altra cosa? Ma è Alex, non sei tu. Era molto difficile. Sei tu che sei troppo intelligente. Io stavo dicendo della tua mamma, non devi farmi non vedere. Non voglio sentirlo. Va bene. È una noi bella, guardiamo, è bella, è brava. Ma loro non hanno guardato il nostro personaggio, se non erro, giusto? O stregato l'ha visto? No, non ho visto. Cosa avete preso? Allora possiamo rimanere con questo, secondo me, Anna. Che cosa ne dici? Sei sicuro? Secondo me sì, Anna, fidati. C'è un plot twistone che secondo me non ci arrivano mai. Voi siete selezionati? No, avete... non ce l'abbiamo. Te la gira, gira. Ci giriamo. Veloce, Alex, muoviti. Tanto è inutile, lo indoviniamo comunque. E comunque secondo me la domanda del maschio o femmina va bandita, perché di femmine ce ne sono tre. Se bandibile. Ok, non si può fare. Comunque ammetto di aver spizzato dietro le mie spalle per provare a barare, ma no, confermo al 100% di non aver visto assolutamente niente, ragazzi. Quindi siete mi tranquilli. Mi fido di te. Ve lo posso giurare, non ho visto nulla. Tra l'altro, bellissima arena, qua siamo in mezzo alla lava. Quindi quello che perde viene pure spinto e cade in mezzo alla lava. Stai attento. Iniziamo noi perché siamo vincitori del round abbiamo di prima. Abbiamo vinto, tocca a noi la prima. Mi raccomando, domanda, ragazzi, dovete recuperare. C'è il terzo round, poi lo spareggio, ma dovete recuperare. Vinciamo stavolta. Allora, sì, domande serie. Dunque, il vostro personaggio, attenzione, il vostro personaggio è è un umano? È un essere umano in quanto precisamente prettamente umano, ok? Sì, è un essere umano, non è una scimmia, non è un è mostro. È vero, okay, è umano. Chico non è umano, eh?
No, è una mucca. Ok, allora io elimino. Ma Alex è umano. Anche Alex e Stregato non sono umani, ragazzi. Ma è giusto. Ok, perfetto. No, io richiedevo per essere. Poi, Huggy Wuggy non è umano. Assolutamente no. Come non è umana neanche la Skibidi Toilet, mi risulta. Cioè, è vero, c'hai ragione. C'hai ragione. Niente, tantissimo. Questo lascialo, paura. Anna, perché lui è umano. Sì, è abbastanza umano. Rainbow Friend non è umano. Peppa Pig no. Peppa non è umana. E questi altri lasciamoli. Oh, abbiamo scremato tantissimo, raga. Avete già perso. Cioè, quasi mi spiace per voi. La domanda la tiro io. E sapete che vi dico? Brutto. Ragazzi, vi offro pure una roba per compensare, per fomentare gli animi. Allora, la due squadra domande. Che vince su 2 su 3 adesso avrà la possibilità di avere in anteprima il mazzo doppio Lion contro Anna di Horda, il nuovo gioco di carte che uscirà a breve, che voi potete preordinare già adesso in questo momento sul sito lionvgf.it. Questo è il playmat per giocare. Trovate i mazzi, trovate le bustine singole per poter creare voi il vostro mazzo e poi potete giocare. È bellissimo, ragazzi, tutte le carte le ho create io, sono una miriade. Ok, doppio mazzo in regalo alla squadra di vinci. Così potete dividervelo un mazzo a testa e giocate. Prego. Allora, vai con la domanda, che sia Lion, seria. Sì. Il tuo personaggio ha dettagli rossi? Il mio personaggio ha dettagli rossi, te lo confermo immediatamente. Sì, il mio personaggio ha dettagli rossi. Buona, anche un piccolo. Attenzione, rosso si intende qualsiasi sfumatura di rosso, come noi abbiamo fatto prima con la bava di Jerick, che non è che è proprio blu. Esatto. Quindi occhio, molto attenti. Ma quindi è rosa però no. Assolutamente sì, ovviamente, il rosa è una tonalità di rosso. No, una domanda inutile, Stregato, hai fatto di nuovo. Ne ho eliminato solo uno, Alex. Dettagli anche un pixel, attenzione, perché cioè noi prima abbiamo fatto così, Cioè Jerick aveva una goccia, una goccia. Quello non era per niente non blu, era blu, eppure non l'abbiamo considerato. Ma che domanda orribile ho fatto. Aia. Tuffati nella lava. Esatto. Ok. Domanda per noi, Alex. Sei pronto a rispondere? Questa sarà prontissimo. È per me la domanda. La fai tu? Penetrabile sarà. Vuoi farla tu? Ne hai una in canna? Ne ho due. E vai, dimmene una tu allora, vai. Ok. Al vostro personaggio si vedono le orecchie? Bella domanda. La risposta a questa domanda è no, non si vedono le orecchie. Ok, allora Anna, ci vado io a togliere le mostre. Ok. Queste sono orecchie. Attenzione, questo non sì, le ha. Sì, queste sono orecchie. Tu mi hai detto che quindi non si vedono. Ok, quindi si togliono. Non si vedono le orecchie. Ho capito. Questo non lo so, sai. Sì, in realtà. Ah, Stefano ce le ha le orecchie in vista, ragazzi. Infatti non è lui. Ok. Mario no. Feri ce le ha perché si vedono gli orecchini, ragazzi miei. Cioè, sì, non ti preoccupare, non si vedono. Io non mi preoccupo, ma stai perdendo. Jerica ha due enormi orecchie da anziano. Guarda lì, si sporgono in maniera proprio prepotente. Skibidi Dop non si vedono e Herobrine nemmeno. Dai, non si vedono neanche da lui. Ok, io so già chi è il personaggio. Ma dai, però... Tranquilli. Prego, tocca a voi di nuovo per una prossima domanda. Attacca a me la domanda mia. Sì, allora, la domanda è difficile. Sì. Il vostro personaggio è uno del gruppo VGF? È una domanda interessante. Sì, il nostro personaggio è un membro del gruppo. Finalmente una domanda utile. Vediamo quanto vi servirà. Allora, noi ne abbiamo rimasti 1, 2, 3, 4, 5. 5. Si potrebbe usare di tirare l'indovinata. Anche lì ne abbiamo 5. Ah, uno spareggione. Allora, butto una domanda, Anna. Questa è penetrante. Li vai, becca subito. Butta la bomba. Allora, il vostro personaggio, ragazzi miei. Il vostro personaggio nello strato sopra. Solo okay, sopra. Ha i capelli visibili. O peli? Capelli o peli visibili? Hai capelli o peli visibili? Quindi non è quindi Mario. Quindi se ne tolgono due. Esattamente, non è Mario. Non è oddio. Skibidi non è, perché lui non ce li ha i capelli visibili. Gli altri potrebbero ancora essere, anche se It non saprei dirti se quelli sono capelli oppure no. Fatto sta, ragazzi, che io già so chi è. Quindi fate voi la prossima e poi io indovino. Vai. Il nostro personaggio sorride? Il nostro personaggio sorride, fratello, sì. Polo! Dobbiamo indovinare! Te indoviniamo noi, Anna! Dove cacchio sei di nuovo dietro? Sei pronto? Sei sicuro? La smetti di nasconderti dietro gli angoli, mannaggia. Mi metto qua a guardare! Ma no, ma dove sono io? Ma mettiti vicino a me, brutta! È troppo poco spesso!
Ma spazio, cosa sono? Lebroso che non vuoi stare vicino, ma non ho capito. No, è che sei un po' ingombrante. Ho le chiappe grandi come Alex. Non come Alex, ma pur sempre. Scusa, non e volevo poi toglierti. Dei tuoi spazi per il primato. Io c'ho il primato, per me la coppa d'oro è la mia. Vorremmo indovinare, ragazzi. Va bene, provaci, sbaglierai. È sicurissimo. Il vostro personaggio è Lion VGF. Mi piace informarti, ma non lo è! Vabbè, non è detto che indovinano loro, Cioè. Ma guarda che io c'ho paura che ne è rimasto uno! Se... Quanti ve ne sono rimasti? No, due! 50-50! Dai! Vabbè, vai! Noi proviamo a indovinare! Vai! Il vostro personaggio è Striccatore! No! Non ci credo. Adesso qual è quello giusto? Allora fammi guardare. Non può essere questo, dai, non esiste. Cioè io non ci posso credere. Guarda come sono andati a recuperare. Hanno quasi barato. Sono andati a recuperare una roba. Boh, ricorda che sei il peggio infame. Sì. Quindi... non lo so, Anna, perché cioè per far schifo potrebbe anche aver scelto quello. Cioè... infatti. Chi dei due ha scelto il personaggio? Io, Alex, l'infamous. Io sei infame, Potrebbe il vostro... avere una tendenza, Il vostro personaggio. Aerobrine. No! No, no, no! Hai sbagliato! Porca zozza! E lo so! Non devo avere una tendenza, di dove? Ma perché no, ma per me era It. Non è It. È Ronald McDonald. Ma ora tocca a noi. Tocca a noi. Vabbè, avete vinto, il avete vinto. No, devo dirlo. Il vostro personaggio è il bellissimo Alex Out. Sì, è il brutto. No, hai sbagliato. Perché è il brutto. Abbiamo vinto. Va bene. Siamo 1-1. Vedrete come ve la butto in saccoccia nel round finale. Rimesso la lascio nel video ste robe che ti dico, guarda. Non si possono dire, ragazzi. Ben ritornati. Terzo round, questa volta siamo nella landa verdeggiante. Anna, c'è qualche liquore qui. Dobbiamo vincere perché siamo 1-1, fra. Tranquilla, brosca, adesso ci penso io a sistemarli. Allora, ragazzi, iniziamo. No, iniziate voi, scusatemi perché avete vinto l'ultimo round. Inizio io. E vai. Il vostro personaggio rovina la partita alla squadra. Sì, agli occhi. No, tu non hai fatto che cavolo domanda. Significa? Sì. Ce n'è uno senza occhi. No, no, sei un idiota. No, almeno c'è. Potevi chiedere se erano visibili. Tu hai chiesto se ce li ha. Aspetta, sì, ce li ha gli occhi. Bravo. Ma non ci credo. Mi dispiace. Alex, complimenti. Tu per favore, io non lo voglio più. Io sto bene con Anna. Anna al massimo che fai si mette dietro e non si vede. Quello si vede. Esatto, ma sto buona e calma. E si sente pure che c'è. Il vostro personaggio, mo senti che ti faccio una domanda, ti frego in saccoccia, te la butto. Il vostro personaggio ha la pelle di colore rosa? Ce l'avevo, guarda che non è che ne esclami tanto, quindi. Vedrai, allora Alex se ne va. Chico se ne va. No, se ne fanno tantissimi, Stregato se ne va. Questi rimangono. Huggy Wuggy se ne va. Ronald McDonald se ne va. Skibidi Toilet. Ditemi voi, se resta, ne va. Resta in teoria. È rosa. È rosa, sì. D'accordo. Anche Peppa Pig va via. No, Peppa non è rosa. Peppa non è rosa. Peppa è viola. Cioè, dai, Peppa è viola. Peppa è rosa. Peppa, cioè, semmai, se hai la pelle del colore di Peppa, preoccupati perché hai qualche malattia. Vabbè, cioè, a parte quello, però è rosa. Cioè, dai, cioè, seriamente, cioè, Peppa è viola. Peppa è un fiocchetto Peppa di viola, carnevale. Sì, non ho niente contro, se avete la pelle viola come Peppa. Però fatevi controllare, se poi è tutto a posto, non c'è problema. Insomma, fatto. Prego, allora, tocca a voi. Tocca a me. Fare una domanda molto complicata. Il vostro personaggio ha entrambi gli occhi visibili? Ma è la stessa domanda di prima. Ma sei stupido. No, stupido. La mia c'ha più ragione. Che se ce n'è uno coperto devo dire no. No, non ha entrambi gli occhi visibili. Ridi. Tanto mamma ha fatto gli occhi. Veramente, non è che siamo botta sta domanda. Anna, vieni qui. Arriva. Adesso vieni sgridata, ma tu già lo sai. No, che ti sei messa a cuocere le castagne. A bere. Stavo pensando con la bottigliona della vodka, brutta deficiente. Allora,
un'ora. Allora ah. 60 minuti per bere. Ragazzi, vorrei fare un'altra domanda. Vorrei fare un'altra domanda. Fai pure. Allora, la mia prossima domanda è: il vostro personaggio, il vostro personaggio, ha i capelli colorati? E con colorati si intende qualsiasi colore al di fuori di, dei colori naturali? Sì, sì, c'è i capelli è colorati, vero, sì, sono, sì. Sono colorati, sono molto belli. Allora, lui non è, lei non è, lui non è. Qua va male per voi, raga, non ne rimangono molti. Tutti. Non ne rimangono molti. Ne rimangono abbastanza po- gli ultimi due, Anna, li abbiamo tolti. Questo qua. Qua, va anche Skibidi, scusa, c'è, certo, capelli castani. Certo, sono normali. Lo tolgo. Lo, sì, l'ho già Non l'hai tolto. Anna sta facendo la bacchettona rompiballe. Oh, lo Skibidi toilet, non l'avevi tolto. Anna sta facendo la bacchettina rompipallina. Ragazzi, prossima domanda e per voi. Il vostro personaggio, sì, ha la faccia piatta? Il vuol nostro... dire che ha un layer sopra? No, il nostro personaggio ha un layer sopra, quindi no, non ha la faccia piatta. Mi dispiace. No, no, fregato. Allora, gli unici rimasti a noi c'hanno tutti i layer. Che sei sicuro? Complimenti. Dai, ma dovete collaborare, dovete consultarvi, non si fa così. Credo che non si parleranno più. Vedete, ragazzi, quando all'inizio di un video sentite Alex che insulta Stregato, ricordatevi queste scene qui, questi momenti qui, e avrete le vostre risposte io sul perché. Io sono giustificato ad insultarlo. Ragazzi, noi vorremmo indovinare il vostro personaggio. Ma è orribile. Sì, assolutamente. Il vostro personaggio è Stefano. Oh yeah! Raga, come hai fatto? Mio no, Dio! Hanno vinto 2-1! Come? 2-1 il primo round dell'Indovinati! Sì! Avvicinatevi per una salutare stretta di mano dal sì, vincitore al perdente! Aia! Ah! E Anna! Siamo potenti! Complimenti, sacchette di carte Lioniche Orda per tutti. Mi raccomando, voi andatele a cercare su lionvgf.it, scoprite che cosa c'è in serbo per voi. E Lion out! Ciao!